Buongiorno a tutti e bentornati in Dolcezza e Magia. Oggi, ispirata dalla recente lettura di Donna Fugata e dalle vicende del barone Corrado, preparo il popolare bianco mangiare siciliano. Cominciamo subito. In un pentolino ho versato le polveri, amido di mais e zucchero. Servono davvero pochissimi ingredienti per realizzare questa ricetta. Insieme ad amido e zucchero ho dimenticato di dirvi che ho aggiunto anche la punta del cucchiaino di questa vaniglia in polvere. Poi ho mescolato per bene e lentamente ho aggiunto il latte, sempre mescolando per eliminare tutti i grumi. Questo passaggio renderà il bianco mangiare perfettamente vellutato. Ho acceso un fuoco dolce e ho cominciato a mescolare. Non vi allontanate dalla fiamma, mescolate sempre. Basteranno 2 minuti circa e si formerà questa crema meravigliosamente liscia che poi dovrà riposare in frigo qualche ora. Io uso sempre questa teglia per pudino della Tupperware che ho acquistato un sacco di anni fa. Ho versato il bianco mangiare nella teglia e ho livellato la superficie che poi sarà in realtà il fondo del mio dolce. Ho anche gentilmente dato qualche colpetto per eliminare eventuali bollicine d'aria. Ho chiuso con il coperchio e ho messo in frigo. Io ho preparato il bianco mangiare la mattina per la sera, ma 3 ore di frigo dovrebbero bastare affinché il dolce si addensi per bene. Trascorso il tempo di riposo in frigo, prima di trasferirlo nel piatto da portata, ho preparato una salsa al cioccolato, semplicemente sciogliendo al microonde cioccolato fondente e latte di soia. Ed eccoci al momento dell'impiattamento. Per far scendere il pudino basterà aprire il piccolo coperchio che c'è nella base, che ha anche un disegno che poi rimarrà impresso nel dolce. Per decorare ho usato granella di pistacchio e la salsa al cioccolato che avevo preparato, ma si può anche spolverizzare con cannella o mangiare così, semplice. Una variante che adoro è quella realizzata con latte di mandorla, non la bevanda vegetale, ma il latte di mandorla siciliano, fatto con mandorle dolci e un po' di zucchero. Buonissimo! Il bianco mangiare è un dolce semplice della tradizione della mia terra. È facile da preparare e non delude mai, quindi ve lo consiglio assolutamente. Bene, il video di oggi si conclude qui. Se vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Io come sempre vi ringrazio per aver trascorso un po' del vostro tempo qui con me. A presto!